Brando, Libri in volo con Dante Cerati. Mira si era addormentata felice con ancora addosso il vestito da principessa che le aveva regalato il padre Fadi. Era un vestito blu notte, il colore biasuadi per eccellenza. Tuttavia, la quiete che stava conciliando il suo sonno viene bruscamente interrotta. Il padre e Taglia, che lei chiamava zia, vengono uccisi brutalmente l'uno dopo l'altro davanti ai suoi occhi. Licia Troisi, con il suo romanzo La saga del dominio, Le lame di Mira, per Mondadori editore, crea un nuovo universo e dà inizio ad una trilogia fantasy che vede protagonista Mira, che è costretta a crescere troppo in fretta a causa dell'improvvisa morte del padre per mano di uno sconosciuto, diventa una giovane guerriera armata di un desiderio di verità e giustizia. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Al telefono abbiamo l'autrice del libro, Licia Troisi, a cui do il benvenuto. Ciao. Mira nasce nel Biasuado, un territorio fantastico, parte del dominio, il luogo in cui ha inizio la tua trilogia. Com'è nata l'idea di creare questo nuovo fantasy e come mai hai scelto come protagonista una donna? Allora, diciamo che le protagoniste femminili sono un pochino il mio tratto distintivo, è una cosa che attraversa più o meno quasi tutta la mia produzione. E ho cominciato semplicemente perché col primo libro per me era più facile raccontare un personaggio mi fosse psicologicamente vicino e quindi avesse il mio stesso sesso. Poi ho continuato perché mi immedesimo molto, quindi mi piace raccontare dei personaggi forti, femminili, che fanno anche delle cose un po' considerate inconsuete, diciamo, dalla società che le circonda. L'idea principale era questo mondo gelato, diciamo, che io sono un amante del freddo e quindi ho voluto portare questa cosa alle estreme conseguenze, immaginandomi una specie di Europa alternativa in un remoto passato completamente glaciale, e quindi avevo voglia di raccontare questo e poi piano piano sono andato popolandolo con i vari personaggi. Mira, la protagonista del tuo libro, appunto, è una ragazza diversa rispetto a quelli che abitano nella sua terra. Che cosa la caratterizza e come evolve nella vicenda il suo personaggio? Innanzitutto lei è particolare perché ha dei tratti somatici che in quella combinazione lì non si trovano all'interno del dominio. Lei ha i capelli bianchi, gli occhi rossi ed è frutto praticamente di un incrocio tra due razze diverse. Poi è una donna combattente, anche se insomma non è una cosa così tanto insolita ad Asgarò, che è il posto in cui comincia la storia, dove lei fa effettivamente il guerriero. Diciamo, lei all'inizio della storia è tutto sommato un personaggio abbastanza risolto, sa qual è il suo posto nel mondo, ha una ferita nel cuore che è dovuta al fatto che suo padre ha è stato ucciso quando lei era bambina, però tutto sommato ha trovato una sua soluzione, fa il guerriero, il braccio destro di Acrab, va bene così. Solo che a un certo punto irrompe questa persona che la fa ricredere su quello che credeva di sapere circa la morte di suo padre, perché effettivamente suo padre sia stato ucciso, e siccome quello è stato un elemento fondante della sua vita, lei decide di intraprendere questo viaggio per cercare di capire effettivamente per quale ragione reale suo padre sia stato ucciso. E diciamo, durante questo viaggio c'è una apertura di lei al mondo. Inizialmente lei è un personaggio estremamente solitario, che ha pochissimi rapporti sociali, diciamo, con le altre persone, e questa cosa piano piano va cambiando. Ma lei è anche costretta a rivedere un po' tutto quello che credeva di sapere, non soltanto sulla morte di suo padre, ma anche su se stessa e alla fine anche su Agrab. Un altro personaggio del libro è Taglia, che ha praticamente cresciuto Mira e che lei chiamava zia. Ecco, com'è il rapporto fra le due donne? Sì, lei dice esplicitamente Mira che è sostanzialmente la cosa più vicina a una madre che lei abbia mai avuto, quindi sostanzialmente questo rappresenta una figura materna per una bambina che una madre non ce l'ha mai avuta, visto che appunto è stata cresciuta soltanto dal suo padre adottivo, coadiuvato un pochino da Taglia, e quindi questa è la ragione per cui poi quando effettivamente tanto fa di che Taglia vengono uccisi, per lei è evidentemente un trauma definitivo. Come detto prima, il comandante Acrab, capo della federazione dei clan, cresce Mira come una figlia. Quali sono le analogie e le differenze tra lui e il padre, Fadi? Diciamo, nella mente di Mira, loro due sono accomunati dal fatto che in qualche modo l'hanno plasmata, cioè Fadi è la persona che l'ha adottata e l'ha cresciuta. Acrab per certi versi si sovrappone a questo ruolo perché la salva dopo che Fadi è stato ucciso, la salva proprio nell'arena da morte, e in qualche modo è, diciamo, il protagonista della seconda parte della sua vita, quella appunto come guerriero e come suo braccio destro, quindi l'ha insegnata a combattere, in qualche modo l'ha resa ciò che è adesso. Non mi dilungo più di tanto invece sulle differenze, perché secondo me è un elemento fondante del libro che è piacevole scoprire, perché il rapporto tra Mira e Acrab è un rapporto estremamente complesso, inizialmente non sembra così complicato, ma piano piano si svela all'interno del libro, quindi preferisco che sia il lettore a trarre poi le sue conclusioni sulle differenze del rapporto tra Mira e Fadi e Mira e Acrab. Certamente, Licia, in questo libro, come anche negli altri che hai scritto, ci sono appunto delle creature fantastiche. Qua abbiamo i camminanti, gli elementali. Che tipo di creature sono e che cosa te le ha ispirate?
Gli elementali sono sostanzialmente degli spiriti naturali che si trovano all'interno più o meno di tutto quello che si trova nel dominio. In qualche modo vengono presi appunto dai camminanti, che sono i maghi, e che li usano per compiere la magia. Quindi in realtà non esistono maghi puri, tra virgolette, nel dominio. Tutte le magie vengono praticate tramite la mediazione degli elementali, che in qualche modo ne vengono resi schiavi dai camminanti. E diciamo che mi sono venuto in mente proprio perché avevo voglia di fare questo tipo di magia un po' diverso dal solito. La mia magia all'interno delle mie opere ha fatto una specie di percorso. Inizialmente era, diciamo, quella più classica del mago che spara, insomma, i raggi luminosi dalle certo, mani. Certo. Poi già nei regni di Nashira c'era un elemento che mediava questa magia, che era la pietra dell'aria, e adesso direttamente ci sono degli esseri che lo fanno per te. E probabilmente gli elementali sono anche una specie di omaggio che ho voluto fare al mio scrittore fantasy preferito, che è Jonathan Stroud, che ha scritto la saga di Bartimeus, in cui effettivamente i maghi di quel mondo lì evocano dei demoni e danno loro degli ordini, e sono i demoni che poi compiono le magie. Nel mio caso la cosa è un pochino diversa, perché è vero che vengono evocati gli elementali, però ogni elementale è in grado di praticare un singolo incantesimo, diciamo, sa fare una cosa sola, quindi ci sono delle differenze, però voleva essere un omaggio a uno scrittore che io amo molto. Licia, che cosa caratterizza Dominio rispetto agli altri mondi fantasy che hai già costruito nei tuoi romanzi? Io credo che sia soprattutto aumentato il livello di complessità. Bene o male, all'interno di tutti quanti gli altri miei mondi c'era un filo conduttore che permetteva al lettore di orientarsi immediatamente, anche proprio dal punto di vista delle mappe. Per dire, nei regni di Nashira la mappa di Talaria era abbastanza semplice da leggere, perché si andava da nord a sud con quattro regni, caratteri che avevano il nome delle stagioni che c'erano nei singoli regni. Anche il mondo emerso aveva una struttura molto simmetrica. Il dominio invece è veramente il regno del caos. Ad esempio sono scomparsi i confini dalle mappe, perché non esistono più dichiari, non c'è un filo conduttore che permetta al lettore immediatamente di leggere la mappa e capire chiaramente come vadano le cose, e mi sono concentrata molto di più anche sulle invenzioni della geografia di questi posti, il clima e contemporaneamente anche le lingue dei popoli che li abitano, le loro abitudini, la religione, quindi ho cercato di renderlo più vero possibile. Licia, tu sei l'autrice di fantasy italiana più famosa nel mondo. Il fantasy forse è un genere che in Italia non è frequentatissimo, soprattutto dalle donne. Perché secondo te? Ma in realtà secondo me questa cosa non è più completamente vera. In Italia credo che forse, non dico che siamo la maggioranza, ma comunque siamo un discreto numero, perché insomma c'è anche Silvana De Mari, Fabiana Redivo, Cecilia Randall, quindi non siamo pochi a praticare il fantasy in Italia. È vero però che viene percepito come un genere un po' più maschile, questo francamente non lo so spiegare chiaramente, cioè è legato sostanzialmente agli stereotipi di genere, per cui la fantasia da noi viene considerata una roba che pertiene più ai maschi, almeno nell'aspetto, poi infatti è un genere in cui c'è l'aspetto del combattimento che è molto forte, no? E quindi, per diciamo, dal punto di vista dello stereotipo, è una roba che interessa più i maschi che le femmine, che poi non è vero, insomma. Però è così che viene percepito dalla società. Però ad esempio io ho probabilmente un pochino più lettrici che lettori, non è una preponderanza netta, però in linea di massima, probabilmente anche per il fatto che io racconto dei personaggi femminili, le ragazze sono un pochino più dei ragazzi. Un'ultima domanda, Licia, che cosa ci possiamo aspettare dalle prossime due puntate di Dominio? Puoi darci qualche anticipazione, piccola naturalmente? Allora, io sì, ho in testa tutta quanta la storia, sicuramente andremo a indagare ovviamente tutta quanta un'altra serie di parti della mappa che ancora non ci siamo andati, e ci sono tutta una serie di altri personaggi che stanno per arrivare. Sarà anche un po' più chiaro esattamente cosa è successo al dominio per renderlo quel posto gelato che è adesso, e ovviamente soprattutto Mira andrà incontro a una modifica radicale, insomma tutta la saga del dominio è un viaggio iniziatico sostanzialmente per Mira, all'interno del quale lei troverà la sua strada e uscirà profondamente modificata. Molto bene, allora iniziamo naturalmente acquistando questo nuovo libro di Licia Troisi, il titolo è La saga del dominio, le lame di Mira, per Mondadori Editore, una bella idea anche come regalo di Natale. Licia, grazie ancora veramente per essere stata con noi oggi. Grazie mille a voi, grazie.